benvenuti a tutti. Per iniziare vorrei ringraziare a titolo personale, ma ritengo anche a titolo generale, il forum delle associazioni familiari del Tiguglio per questa serata che è organizzata in collaborazione col Villaggio del Ragazzo e anche con il patrocinio del Comune di Chiavari, l'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Chiavari e la Fondazione Stella dell'Evangelizzazione. Vi vorrei ringraziare non solo perché ci hanno invitato con questa sera, ma perché con questo appuntamento hanno fatto un atto di grande responsabilità. Responsabilità perché la legge della quale andremo a parlare questa sera, l'argomento del quale parleremo questa sera, è un argomento che ci inquieta, ci preoccupa, forse ci spaventa, e la legge è una legge divisiva. Ho sentito un intervento di Giovanni Maria Flick, giurista, costituzionalista, che ha detto che con questa legge siamo riusciti a tornare al Medioevo e a fare a trasformare in un torneo medievale, quindi in due posizioni integraliste ed estreme, quello che dovrebbe essere invece l'attenzione nei confronti di casi umani drammatici. E quindi per evitare queste posizioni estreme che non portano mai a nulla, secondo me l'atto più responsabile è cercare di confrontarsi e capire nel dettaglio di che cosa si sta parlando. Quindi è per questo che ringrazio il forum e tutti coloro, tutte le realtà che hanno invitato questi esperti stasera, che ci aiuteranno a capire meglio di che cosa stiamo parlando, perché hanno compiuto un atto di grande responsabilità e chiamano noi a un atto di grande responsabilità per cercare appunto di sviscerare nel profondo le questioni legate al fine vita, testamento biologico, date, tutto quello di cui si parlerà questa sera. Quindi, visto che il mio compito è semplicemente quello di presentare, di accompagnare, insomma, appunto gli esperti che questa sera ci racconteranno e ci aiuteranno a capire meglio i vari aspetti di questa legge, ve li presento subito. Parto qui in ordine proprio di presenza. Abbiamo il dottor Franco Zanoni, medico geriatra, presidente del Forum Ligure delle associazioni familiari, che immagino ci aiuterà a capire meglio gli aspetti medici e proprio della cura e del rapporto fra il medico e il paziente. Poi abbiamo padre Luca Bucci, che è un bioeticista, cappellano dell'ospedale di Rapallo, tra l'altro autore di un bellissimo libro, Teologia della malattia, che, come dice il titolo stesso, approfondisce la malattia da punti di vista non solo medici, ma molto più profondi, più costruttivi. E poi abbiamo Anna Maria Panfili, che è una giurista, che ci aiuterà a capire meglio appunto gli aspetti della norma in tutti i suoi aspetti e anche magari nelle sue criticità, perché sappiamo che, insomma, come dicevo, è una legge necessariamente divisiva, sicuramente imperfetta, ma che va compresa per non spaventarci e per capire meglio che cosa possiamo e dobbiamo fare di fronte a questo quesito che ci pone fine vita. Ecco, mi permetto di dire ancora una cosa prima di passare la parola a padre Bucci, che credo che sia colui che romperà gli indugi questa sera. Essendo la legge un prodotto, una creazione umana, è sicuramente imperfetta, è figlia dei suoi tempi, ogni legge è figlia del tempo in cui nasce. In questa stessa stanza ho sentito una frase molto bella da parte di un docente della Bicocca, il professor Raffaele Mantegazza, che, parlando proprio in un incontro del rapporto che abbiamo con la morte, della storia della morte, della civiltà con la morte, disse che bisognerebbe tornare a una pedagogia della morte. Io ritengo che sia molto, molto giusto questo appello, perché oggigiorno, in questa società che ci spinge ad essere competitivi, performanti, e sempre alla ricerca di una perfezione che non si sa bene dove stia, la morte viene vista un po' come un fallimento, no? Come un qualcosa che bisogna combattere a tutti i costi. In realtà noi tutti sappiamo che a ognuno di noi, prima o poi, spero più tardi possibile, questo fatto accadrà.
E così come la nascita è diventato invece un problema da trattare o tramite gli avvocati o tramite i medici. Sarebbe bello che questa sera riuscissimo a capire che non è proprio così che andrebbe approcciata la morte, e può anche darsi che scopriremo attraverso le pieghe di questa legge che c'è la ricerca di iniziare un discorso nuovo sul fine vita. Basta, mi taccio perché ho parlato anche troppo, ma mi faceva piacere condividere con voi questi pensieri. Allora, a Padre Bucci quindi il compito di rompere il ghiaccio e di introdurci nel tema di questa serata. Grazie Paola, buonasera a tutti, e mi spetta prima di tutto di ringraziare in particolare il Forum delle Famiglie e Don Mario Cagna per l'organizzazione di questo convegno, e ringrazio tutti voi che siete qui presenti, in particolare i confratelli che sono sempre un supporto. E penso che siate qui perché siete un po' stuzzicati, un po' interessati dall'argomento. E effettivamente l'argomento ci tocca sulla pelle, o tocca magari i nostri parenti, i nostri amici, e non possiamo sottrarci, ecco, ad una riflessione in questa direzione. Sono contento di essere qui con due persone, uno un collega dal punto di vista medico che conosco tra l'altro anche da parecchi anni, e è importante la figura del medico in questa legge, e vedremo via via quanto sia importante recuperare questo rapporto di fiducia del paziente con il medico e viceversa, perché è uno dei punti critici su cui poi si instaurano le domande di eutanasia, perché laddove viene meno la fiducia irrompono i dubbi, le paure, le angosce. E sono anche forse più contento di essere qui con Anna Panfili, una conoscenza dai banchi di scuola del Doria, non eravamo nella stessa classe ma in classi vicine, e ci conosciamo praticamente da una vita. E abbiamo fatto anche qualche battaglia insieme, soprattutto quella della legge 40. E lo dico perché questo serve un pochino per introdurmi nell'argomento. La legge 40, che forse molti di voi ricordano, quella sulla fecondazione assistita, era una legge in cui c'era del sugo, lasciatemi dire, perché c'erano questioni davvero importanti che toccavano, e c'erano questioni che dovevamo difendere e questioni invece che dovevamo aggredire. E questo ha portato un tantam in parrocchie, in ambienti, e si è molto parlato di questa legge. Poi purtroppo l'hanno un po' demolita alcuni costituzionalisti, però credo che il lavoro che abbiamo fatto in qualche modo abbia sensibilizzato le coscienze, e senz'altro qualche cosa è rimasto. Io sono una persona sempre piuttosto positiva, piuttosto ottimista, vedrete che stasera dirò più le cose che uniscono che non quelle che dividono, cercando anche un lume della fede che, come ci hanno detto i due, il Papa vigente e quello immediatamente precedente nella enciclica che hanno praticamente fatto insieme, no? Intitolata Lumen Fidei, la fede ci deve aiutare a dare qualche luce in più alla ragione, e addirittura un superamento della Fides et Ratio, in cui fede e ragione sono importanti ugualmente, ma addirittura ultimamente da questi due papi ci è stato detto che la fede ci dà una più ampia comprensione delle cose e della ragione. Quindi vedrete che qualche cosa, poco, ma dirò qualche cosa anche sulla fede che ci permette di vivere il tempo della malattia in modo migliore, più autentico, più significativo. Dicevo però che in quella legge c'era molto sugo, mentre in questa, ad una prima lettura, io l'ho trovata, lasciatemi dire, quasi insulsa, molto poco significativa. La si può addirittura approvare al 100%, da cattolico, guardate che io sì, cerco mediazione, cerco dialogo,
ma sono cattolico e quindi credo fermamente nell'importanza della vita, nella difesa della vita. La bioetica cattolica è squisitamente personalista, cioè fondata sulla persona, con tutta la tradizione che c'è dietro. Poi abbiamo cercato, come cattolici bioeticisti, una mediazione con la bioetica dei principi. Ma la bioetica dei principi in questa legge è praticamente osservata, in modo un po' ipocrita, un po' subdolo, ma praticamente non c'è una vera contrarietà, non c'è un vero contrasto dei principi della bioetica. E neppure ci sono contraddizioni del diritto, poi la dottoressa, l'avvocato Anna ci dirà meglio. Però ad una prima così impressione penso che si possa dire così. Mi spiego meglio ed entro un pochino nel merito della questione. La bioetica ci insegna che dobbiamo rispettare almeno tre principi per muoverci con una certa dignità e senza cercare di offendere nessuno. Il primo principio è il principio di beneficialità, cioè la scienza deve proporre, la scienza medica, in questo caso in particolare il medico, deve proporre un bene, un beneficio. E questo beneficio deve essere ritenuto tale in modo oggettivo. Cioè la scienza mi deve dire, in questo caso, in questa precisa malattia, è un bene somministrare questa terapia a questo paziente. È un principio di una semplicità estrema, addirittura deriva da Ippocrate. Io devo essere certo che sto facendo qualcosa di benefico. Ovviamente questo qualcosa di benefico non sarà la guarigione assoluta. In molti casi è il meglio che posso fare in quel momento. È il meglio che ho a disposizione. Legato a questo esiste un principio altrettanto importante e fondamentale, e cioè che il paziente, il malato, deve dire di sì al medico. Cioè nessuna terapia può essere imposta. Questo credo che sia un principio che nella nostra Costituzione addirittura deriva dai regimi totalitaristi che imponevano terapie, e non solo terapie, senza chiedere il consenso. Mentre questo secondo principio, il principio di autonomia, ci dice chiaro che il paziente deve poter dire di sì o di no alla terapia che viene proposta. E allora la legge non fa altro che dire, che ribadire questo principio, cioè ribadire il fatto che il malato, il paziente, nella situazione in cui si trova, può dire no, io questa terapia non la voglio. Ora qui è ovviamente in questo spazio che possono avvenire tutti i problemi, ma se posso permettermi di dare un'indicazione, poi ovviamente sviscereremo i problemi e ne verranno fuori o potranno venirne fuori. Però l'arte qui è quella di dire, se io ho in questo momento qualche cosa che può far bene a questa persona, per quanto poco possa essere, il paziente che ha fiducia nel medico dice sì, mi stai facendo qualche cosa di buono. Ma se si rompe questo rapporto di fiducia, il paziente incomincia ad avere sospetti che quello sia un accanimento terapeutico, che quello sia qualche cosa che in realtà che gli fa male, che gli sta procrastinando chissà quali dolori e chissà quali terribili situazioni, mentre la medicina ormai è arrivata ad identificare se quella cosa fa bene oppure no. Persino, e qui dico una questione che potrebbe essere dibattuta, persino l'idratazione e l'alimentazione artificiale, ci sono dei medici che in certi momenti sanno dire se quello è davvero un beneficio oppure no. Nella carta degli operatori sanitari questa cosa qui è stata un po' rivista, l'hanno attribuita direttamente al Papa, non so chi al posto suo abbia rivisto un po' questa cosa. Cioè non abbiamo delle situazioni scientifiche in cui noi possiamo assolutizzare che quella cosa è buona oppure no. Noi dobbiamo andare a vedere, e il medico credo che lo dirà in modo chiaro, in quella situazione precisa e particolare, che cos'è il meglio che io posso fornire? Qual è la migliore delle terapie che io in quel momento ho a disposizione, che la scienza mi mette a disposizione? Ecco perché se io scrivo le direttive anticipate oggi, fra, non dico una settimana, ma fra qualche mese potrebbe esserci qualche tecnica diversa.
per cui quello che ho scritto oggi domani potrebbe non essere più valido, ma proprio dal punto di vista scientifico. Allora, questo è un primo motivo per cui sto cercando, io vorrei arrivare a dirvi, questo vi svelo subito dove voglio arrivare, che queste direttive proprio sono direttive, sono assolutamente inutili. Non è proprio il caso che le andiate a fare. Andate ad intasare gli uffici che sono già fin troppo sommersi di questioni, di pezzi di carta, eccetera, eccetera. Non hanno nessuna ragione di essere se c'è un rapporto fiduciale medico-paziente, persona a persona, in cui il medico dice: guarda, io quello che ho a disposizione in questo momento per te è questo, è poco, è tanto, non lo so, questo è quello che la scienza mi mette a disposizione. Se io non te lo faccio, tu stai peggio. Qui non si parla di eutanasia attiva, ma tanto per farvi un esempio, l'eutanasia attiva usa gli stessi farmaci della pena di morte, quindi non credo che siano un gran beneficio. Ecco, non voglio addentrarmi troppo in questo perché sennò poi sforo nei tempi. Il terzo principio è il cosiddetto principio di giustizia, che nella fattispecie di questo tema, che è quello appunto in generale dell'eutanasia, poi c'è una sfaccettatura enorme, c'è un ventaglio enorme di eutanasia, noi possiamo dare il termine di eutanasia a moltissime situazioni e con significato diverso, però appunto in questo ambito, in questo tema, il principio cosiddetto di giustizia dobbiamo addirittura tradurlo con un'altra parola, chiamarlo principio di proporzionalità. Questa è una cosa che la Chiesa Cattolica Ufficiale ha ribadito recentemente e come al solito si è detto, vedete che apertura, in realtà sono decenni che la Chiesa Cattolica dice sempre questa stessa cosa, cioè che c'è un principio di proporzionalità delle cure, cioè c'è un decorso della malattia per cui i medici sanno che in quel momento è proporzionato fare una certa cura, in altri momenti è assurdo, diventa un vero accanimento terapeutico. Ma su questo c'è intesa, cioè dal punto di vista scientifico c'è intesa. Quelli che, lasciatemi dire, gridano e strillano, mi stanno facendo chissà che cosa, molto spesso sono incompetenti su quello che è su quella che è la procedura che la scienza mette a disposizione. Quindi ecco, il principio di proporzionalità è questo terzo principio che ci aiuta, ci guida in questa strada. Dicevo, la legge in realtà non ci mette di fronte a delle situazioni così problematiche dal punto di vista etico, perché in realtà contempla anche le situazioni in cui quello che viene criticato, che è sostanzialmente l'obiezione di coscienza del medico e il fatto se queste direttive, cioè il valore giuridico che queste direttive hanno, che nell'intenzione del legislatore probabilmente sarebbe, però non so quanto sia possibile, ecco, leggere le intenzioni che ci sono dietro la legge, però tutti sappiamo che c'è questa ondata eutanasica che vorrebbe andare in una certa direzione. Però in realtà la legge si premunisce e rende, dà la possibilità sia che le direttive previe vengano in qualche modo disattese, perché nel momento in cui il paziente fosse in coma e non potesse dire o ribadire il suo rifiuto alle cure e il medico e il tutore che è stato nominato vedessero che la situazione è tale per cui queste direttive non hanno grande significato nel momento preciso della malattia, bene, la legge prevede che possano essere disattese. Quindi un secondo motivo di inutilità di averle scritte, perché ripeto, le cose cambiano, perché la situazione della malattia cambia, ora poi arriverò a dire qualcosa su quello che succede durante la malattia, nessuno lo sa, però sappiamo che avviene un percorso psicologico e spirituale. Allora, nell'ambito di questo percorso, quello che è scritto ieri, oggi potrebbe non avere più validità e domani ancora meno. Per fortuna, la legge
dice chiaramente che queste direttive possono anche essere disattese qualora le condizioni non siano più tali per cui si ritengano opportune per quel preciso stato di malattia. E addirittura la legge dice anche che il medico non può essere costretto a fare qualche cosa che sia contrario alla sua coscienza. Pertanto, se al medico si presenta un paziente che non vuole determinate cure oppure che le ha in atto e che le vuole togliere, il medico può dire chiaramente: guarda che questo è contro la mia coscienza, quindi io questa cosa qui che tu mi stai chiedendo è contro la mia deontologia professionale, pertanto io come medico posso rifiutare questa tua richiesta. Quindi in realtà anche il medico è tutelato. Ulteriore motivo di inutilità di questa legge, ulteriore motivo di inutilità di andare a scrivere le direttive anticipate di trattamento. Non voglio demolire questa legge perché l'ha fatta una certa area politica, che tra l'altro in questo momento è anche già stata punita abbastanza, quindi non voglio infierire contro un cadavere. Però, diciamo, la vera preoccupazione che come cristiani dovrebbe in qualche modo farci alzare le antenne è che effettivamente nuotiamo dentro una ideologia tendenzialmente eutanasica, come tendenzialmente abortista, lo abbiamo visto anche recentemente su quel famoso manifesto di Roma, cioè che ci sia tutto un mare di ideologia che va in quella direzione, ormai insomma dobbiamo prenderne atto e però combattere con le nostre forze di cristiani. E qui, se mi permettete, vorrei dire un pochino, ecco, di quali sono, di quali siano, di quale possano essere queste nostre forze di cristiani, queste nostre forze di fede. Prima di passare a queste, però, voglio dire almeno due piccoli pregi di questa legge, perché altrimenti... I due piccoli pregi, veramente uno è anche grande, anche se però è subito ammortizzato, adesso vedrete perché. Allora, quello che la legge raccomanda è che questo dialogo fra medico e paziente ci sia approfondito, cioè si dica veramente al paziente tutto quello che gli sta succedendo e tutto quello che la scienza ha a disposizione. Cioè la legge invita caldamente in più punti a questo dialogo medico-paziente, che ai bei tempi, quando la bioetica contava ancora qualcosa, qualche decennio fa, adesso conta di più la dottrina sociale della Chiesa, perché ci sono, diciamo, più difficoltà sotto questo profilo, però a parte questo una mezza battuta, si parlava di alleanza terapeutica addirittura. Cioè un concetto ancora più profondo che un concetto giuridico contrattualista. Il concetto di alleanza addirittura veniva preso dalla Bibbia, perché c'è l'antica e la nuova alleanza, cioè era una situazione in cui il medico si prende carico, si prende cura del malato in prima persona, professando il suo mestiere, il suo lavoro. Perché il medico si chiama professionista, come altri si chiamano professionisti? Questo termine deriva da una tradizione addirittura medievale ed è mediata ed è presa proprio dalla professione religiosa. Cioè il professionista si impegna in prima persona, il professionista ci mette se stesso in quello che sta facendo, non ha neppure bisogno di un codice di deontologia professionale, perché in quanto è professionista che mette in opera non solo la sua arte ma anche la sua etica. Il professionista è al di sopra di un codice etico, lo racconta, lo scrive per praticità, ma proprio come i voti religiosi in cui uno si impegna in prima persona,
Il professionista ha questa caratteristica di dire: io con te mi sto impegnando prima di tutto sotto un profilo etico, cioè ti sto dicendo le cose come stanno e onestamente metto a tua disposizione tutto quello che ho, che posso, che la scienza mi mette in mano per potertelo offrire. Ecco, la legge ribadisce questi aspetti. La legge invita a questo dialogo. E allora questo direi che è un aspetto positivo, direi l'aspetto più positivo di questa legge. Purtroppo fa un po' di autogol la legge, perché poi l'articolo 7 dice che questa cosa è così preziosa che è impagabile. Mi ricordo che un signore della curia genovese diceva: avete fatto un lavoro, rivolgendosi ai volontari, diceva: avete fatto un lavoro splendido, il vostro lavoro è impagabile. E appunto non li pagava perché erano dei volontari. Ecco, la legge dice che questo dialogo medico-paziente non può essere in qualche modo remunerato, non può essere finanziato. Quindi la legge si rende conto che è un dispendio di lavoro enorme per i medici, un dispendio di energie, di risorse umane, perché bisogna andare a dire al malato cose terribili, cose che non si vuol sentir dire, cose che nessuno vorrebbe sentirsi dire. Lo deve fare con quella professionalità empatica che gli permetta, ecco, che il rapporto di fiducia non si rompa. È, credo, il lavoro più difficile per il medico. La legge invita a farlo. Forse si rende conto che è un dispendio di risorse non da poco e dice: no, non veniteci a chiedere dei soldi. Vabbè, è questo, per questo dicevo che la dottrina sociale è più di moda adesso. Però è un aspetto, direi, positivo della legge. L'altro aspetto positivo è che il medico è in qualche modo tutelato, perché non può essere accusato di omissione di soccorso nel momento in cui uno certe cure non le vuole e quello proprio non riesce a farle, e non le fa, e nessuno può accusarlo di aver fatto qualche cosa. Perché ora poi chiederei a te questo, perché non so se questo basta a tutelare il medico, perché queste direttive, il valore giuridico che hanno, il valore giuridico noi sappiamo che è la cartella clinica. Comunque, questo non entro in questo perché non è di mia competenza dire delle cose imprecise. Quindi il valore più alto di questa legge è senz'altro quello di promuovere il dialogo medico-paziente. Ecco però, e mi avvio appunto a qualche considerazione finale, ecco però che in quanto cristiani dobbiamo fare la nostra parte in questi momenti di malattia, per il fatto che io credo, almeno questa è anche un po' la mia esperienza di cappellano, la richiesta di eutanasia è in qualche modo, direi addirittura annullata o comunque limitata, moderata, se noi siamo capaci culturalmente, direi, di dare significato al tempo della malattia, al tempo della sofferenza. Lo diceva persino Nietzsche, che non era proprio cattolico, che non era proprio neppure cristiano, che non è tanto la sofferenza che lo turba quanto il fatto che questa sofferenza sia senza senso. Però, insomma, noi abbiamo una tradizione in cui il senso dato alla sofferenza e il senso dato alla malattia dovrebbe essere il nostro pane quotidiano. Ecco allora che laddove vediamo emergere la domanda di eutanasia, come cristiani dobbiamo solamente dirci: ma che cosa ho fatto io per dare senso alla sofferenza di quella persona che sta chiedendo di morire? Non ci sono arrivato. Lo so che non possiamo arrivare ovunque, però dobbiamo farci questa domanda: se lì non c'è un senso della sofferenza è perché nessuno è stato in grado di arrivare a quella persona e cercare di comunicargli questo senso. Tanto per dire qualcosa su quello che potrebbe essere il senso della malattia, dico solo tre piccoli spunti di riflessione. Credo che la coscienza credente possa vedere nel momento della malattia il dispiegarsi delle tre virtù teologali. Il momento della malattia è
anche subito da parte del medico l'occasione per un atto di carità. La scienza, la medicina, in una visione cristiana, è un atto di carità nei confronti del sofferente. A sua volta, il sofferente, il malato, sviluppa un percorso di fede e di speranza. Perché è tipico della malattia che vengano tolte quelle che sono le normali aspettative di vita. Tutti noi crediamo e abbiamo fede perché il Signore ci dà delle belle amicizie, ci dà un certo benessere, ci dà un po' di divertimento, un sano lavoro. Noi crediamo perché abbiamo queste aspettative. Queste sono le formule con cui la promessa di Dio si rende in qualche modo manifesta. Nessuno di noi crede per niente. Crediamo perché il Signore ci dà dei segni della sua presenza. Nel momento della malattia questi segni, queste aspettative, queste cose promettenti della vita sono oscurate, non ci sono più. Allora questo è un percorso di maggior sviluppo di fede e di speranza, perché se il Signore ci toglie delle aspettative è perché probabilmente ce ne sta dando e ce ne vuole dare delle altre. Allora questo percorso, che è la parabola della vita cristiana e che nel tempo della malattia si dimostra in modo così evidente, noi cristiani dobbiamo portarcelo dietro. Quando il nostro parroco ci fa fare gli esercizi spirituali e ci dice andiamo nel deserto, è perché nel deserto comprendiamo delle cose che altrimenti non comprenderemmo. Questa parabola della vita, questa parabola della fede è tipica della malattia. Allora già questo è un'occasione di valorizzare il tempo della malattia. Poi ancora, per esempio, si può dire che la malattia ha un significato, ci sono negli ultimi due numeri della rivista di bioetica della Conferenza Episcopale statunitense, ci sono negli ultimi due numeri due articoli sul senso della sofferenza, sul senso della malattia, perché ci si rende conto che il problema della bioetica il cristiano lo deve affrontare da un altro punto di vista, non solo, ed è importante, giuridico, ma fornendo qualche cosa in più, perché altrimenti la domanda eutanasica viene fuori lo stesso, viene fuori di nuovo. E allora, per esempio, qui su uno di questi lavori si dice la malattia ha un significato redentivo perché, adesso vado a memoria perché non mi ricordo, ecco sì, no, l'ho scritto qui, ha un significato redentivo perché ha una capacità umanizzante, è un antidoto contro la ubris, contro l'arroganza umana. I nostri ospedali, le nostre situazioni in cui ci sono dei malati, sono degli ammortizzatori dell'arroganza e dell'aggressività di cui tutti siamo in qualche modo vittime o permeati e a nostra volta diventiamo carnefici. I luoghi di malattia sono degli ammortizzatori di questa caratteristica della società. E allora queste cose qui sono importanti, vanno messe in risalto. Noi cristiani abbiamo questa grande ricchezza da proporre, che è appunto la vera risposta all'eventuale domanda eutanasica. E poi l'accompagnamento personale, c'è una dinamica durante il tempo della malattia, l'ho detto anche un pochino prima, ma qui c'è un altro articolo appunto che ne parla, c'è una trasformazione psicologica e spirituale della persona, che sono una ricchezza. Sono un qualche cosa di importante. Forse sono le cose, non voglio dire la cosa più importante, ma è una delle cose più importanti della vita, in cui uno ci si rende conto che certe aspettative erano sì importanti, ma oggi non lo sono più. E bisogna trovarne delle altre. Non è un percorso, non è un tempo che possiamo buttare via. Dice, e l'ho citato nel mio testo, che è solamente un'antologia di tutte queste cose, sì, c'è qualcosa di personale anche, ma soprattutto è un'antologia di grandi pensatori, dice, e concludo con questa frase, Guardini, che addirittura è stato uno dei maestri di Ratzinger, dice: è vero che chi dà maggiori prestazioni in genere è l'uomo sano, ma è altrettanto vero che in realtà è colui che sperimenta in sé qualche danno o una qualche sofferenza ad elevarsi verso più profonde e più elevate attività. Infatti, proprio a partire da un'inquietudine di natura psicofisica scaturiscono tentativi nuovi, di nuovi cimenti per l'umanità.
mentre al contrario lo stato di salute provoca un senso di soddisfazione che induce alla stasi. Gli uomini creativi sono soggetti in cui la salute corporea o spirituale versa in condizioni di pericolo e tale minaccia costituisce lo spazio in cui crescono le grandi intuizioni e in cui trovano realizzazione opere di alto valore. Solo pochi assaggi di quella che è la grande tradizione cristiana sul significato e sul valore del tempo della malattia. Credo che il nostro compito sia di andare a dire al mondo che la malattia ha significato e non possiamo fare scorciatoie nella nostra vita che ci porterebbero senz'altro lontani dalla verità. Ecco, io forse ho preso fin troppo tempo, ringrazio dell'ascolto. Allora, ringraziamo Padre Bucci per il suo intervento. Un'informazione di servizio, come si dice. Vi saranno distribuiti, se non sono già passati, dei fogliettini, dei bigliettini, dove potete annotare delle domande. È stato pensato di ricorrere a questo sistema perché, come vedete, gli interventi insomma sono incalzanti, sicuramente vi stimoleranno delle domande, allora abbiamo pensato di ricorrere a questo metodo per poi poterle radunare e permettere ai nostri relatori di rispondere. Ecco, io mi riallaccio alle parole di Padre Bucci e anch'io vorrei essere ottimista e prima di passare appunto la parola al prossimo relatore volevo partire proprio da un elemento, una volta tanto vantiamocene, di novità che solo la legge italiana, noi arriviamo, come poi ce lo dirà la giurista, insomma, arriviamo fra gli ultimi paesi a dotarsi di una legge sul fine vita, quindi avremo anche un po' scimmiottato e scopiazzato un po' di qua e di là, non lo so, poi ce lo dirà, però abbiamo un elemento di novità che è proprio questa pianificazione condivisa delle cure. E trovo che sia una cosa molto importante, della quale ha parlato già Padre Bucci, che ci riporta un po' a una qualità del rapporto, no? Fra paziente e medico, che ci riporta, mi piaceva il ricordo Ippocrate, quel famoso giuramento che oramai è diventato un giuramento al PIL, una volta era giuramento a Ippocrate, e quindi mi sembra che questa parte della legge valga la pena di essere un po' più approfondita. E quindi volevo raccontarvi, perché mentre Padre Bucci parlava mi è venuto in mente proprio uno di questi casi belli in cui la malattia assume, anzi dà un nuovo senso all'esistenza, e qui devo fare un mea culpa per la mia categoria, cioè del mondo della comunicazione, che non ha fatto un gran servizio a questo tema, perché purtroppo abbiamo sempre parlato, tendiamo a parlare di fine vita solo con i casi estremi, quindi DJ Fabo è stato il caso estremo che ha fatto discutere e parlare a lungo, creando quell'ulteriore divisione al quale facevo riferimento all'inizio. Invece io ho scoperto, non io perché sia brava, ma andando a cercare, un altro fatto di cronaca, un pandan opposto a DJ Fabo, del quale io credo che nessuno di voi abbia sentito parlare perché non ha conquistato gli onori della cronaca, che è un altro DJ, tale Andrea Turno, un ragazzo di 29 anni, sardo, malato di SLA molto grave, in uno stadio molto grave, quindi praticamente nella stessa condizione di DJ Fabo, sdraiato, immobile, in un letto, con l'impossibilità di usare mani, gambe, eccetera, ma lui si serve di un puntatore oculare, visivo, non mi ricordo, e quindi riesce a comunicare identificando le parole attraverso questo schermo che ha davanti. Grande appassionato di musica, fa il DJ dal suo letto di malattia, e lui ha composto diversi testi, fra cui uno nel quale mi sono segnata una frase perché è veramente significativa, che dice: la forza del proprio essere non corrisponde necessariamente alla forza del proprio corpo. Questa canzone è stata tra l'altro
cantata dalla voce metallica di questo dispositivo che lui usa in una piazza della sua città in Sardegna nell'ambito di una festa, questi DJ set, insomma. Quindi lui ha potuto coronare il sogno di fare un qualcosa che gli piaceva molto, che nella sua vita precedente non aveva mai fatto e non avrebbe potuto fare, e dice che grazie alla malattia, per lui la malattia è stata una rinascita addirittura e gli ha permesso di fare cose che non avrebbe mai fatto prima. Insomma, due casi estremi, quindi direi che è veramente la profondità e la ricchezza dell'animo umano che poi fa la differenza nella situazione estrema della malattia. E adesso, scusate, mi sono persa, ma mi piaceva anche qui raccontarvi questo fatto e usarlo come ennesima mia colpa nei confronti della categoria della comunicazione, che spesso purtroppo ci vende solo le notizie brutte e negative. E quindi vorrei chiedere proprio al medico, al dottor Zanoni, questo rapporto di estrema fiducia e di affidamento proprio, di accompagnamento nella sua esperienza. Facile sicuramente non è, ma come si può favorire? Ed è effettivamente un punto innovativo e un punto forte di questa legge? Cambiamo registro, va bene. Allora, sicuramente l'aspetto dell'accompagnamento è l'aspetto chiave del rapporto medico-paziente. Ahimè, sono costretto a dire, come geriatra, che non è assolutamente semplice. Non è semplice perché l'avanzare negli anni comporta un decadimento inevitabile, fisiologico, per cui alcune delle caratteristiche tipiche che a una certa età sembrano assolutamente normali, poi a un certo punto non lo diventano e alcune ipotetiche lucidità svaniscono. Ma con lo svanimento di queste lucidità svanisce anche la lucidità dei familiari, con i quali spesso è il momento in cui il tempo del dialogo che la legge richiama come tempo, il tempo della cura come tempo importante, ed è veramente l'aspetto buono, positivo di questa legge, è un qualche cosa che va sviluppato all'ennesima potenza. Il grosso problema del nostro sistema è che noi, soprattutto a seconda delle situazioni, non abbiamo tempo per avere tempo, perché c'è una contrazione di risorse che porta molte volte alla mancanza di una continuità assistenziale, per cui un medico vedi oggi, poi domani ne vedi un altro, domani un altro ancora. Io lavoro in ospedale, quindi il tema della continuità rende difficile il tema della comunicazione, che però è assolutamente fondamentale, perché è l'unico momento in cui si riesce a prendere contatto con la persona sofferente e con i suoi familiari, con tutto quello che comporta, perché adesso poi, se avrò occasione, le richieste sono le più svariate, no? Io pensavo l'altro giorno, io vengo da un'epoca in cui in ospedale sul morente l'infermiere chiamava e diceva: dottore, gli mettiamo la flebo. Dico: cosa serve la flebo? Sta morendo, non serve assolutamente a nulla. Dice: no, ma perché i familiari così sono contenti. Lo vedono che ci stiamo occupando di lui, vedono che stiamo curando la persona. Oggi in verità le richieste non sono più tanto per la flebo, per cui vengono e mi dicono: ma soffre, ha male, che cosa possiamo fare, come si può interrompere questa situazione? E questo è un altro dei momenti in cui mettersi in relazione e avere tempo, francamente, è molto importante, perché, come diceva giustamente padre Buccia, è il momento in cui la relazione umana può umanizzare quel momento e si può sviluppare una pedagogia dell'andarsene via. Ecco. Grazie. Ecco, io non volevo interromperla, ma mi premeva chiederle questa cosa sulla base della sua esperienza. Quindi lasciamo però spazio a lei per la sua relazione, perché so che... Non conoscevo la scaletta, abbiate pazienza. Perfetto. Ma mi fate gli scherzi. Benissimo, va benissimo, siete anarchici in questa, da una giurista anarchica è veramente, insomma. Quindi lascio la parola all'avvocato Panfili per entrare nei meriti della norma.
Grazie dell'invito. Io sono molto felice di essere qua con voi. Il forum delle associazioni familiari è un po', insomma, la mia seconda famiglia, e gli amici del forum che mi hanno chiamato li ringrazio in modo particolare, perché hanno avuto fiducia, ecco, nelle riflessioni che spero di riuscire a offrirvi su una legge obiettivamente delicata, su una materia difficile, con tutta una serie di problematiche che purtroppo, forse perché sono avvocato, vedo un po' meno ottimisticamente di padre Bucci, avendo negli anni vissuto tanta materia di contenzioso che si è generata fino ad oggi e che temo questa legge non abbia assolutamente eliminato. Per come così ho vissuto io negli anni anche tante controversie, devo dire che non mi sembra che questa legge poi dia un grande contributo alla conflittualità che si è generata in questa materia, importata dall'America come tante altre cose che portiamo, compreso il consenso informato, perché in realtà il tema del consenso informato è nato proprio nella cultura americana, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1917 ha detto: ma per intervenire su una persona il trattamento sanitario deve essere giustificato dal consenso, altrimenti è un'aggressione. E ricordo una volta Franco Zanoni che in un convegno ha detto: non sapevo di dover essere giustificato, altrimenti avrei commesso un atto illecito. Ma è davvero così, nel senso che purtroppo il significato poi del consenso informato è davvero quello di rendere lecito, sembra incredibile ma è così, l'intervento del medico. Ora, io pensavo di darvi qualche indicazione sulla struttura della legge e sui contenuti, dando un po' il senso della complessità, ecco, dell'argomento e della possibilità che molte delle espressioni che la legge usa, e che padre Bucci, sono contentissima che l'abbia detto, spera possano essere utilizzate per il bene delle persone, e in realtà potrebbero poi dare anche dei risultati diversi da quelli attesi e magari anche da quelli di chi ha studiato la legge. Ecco, devo dire una cosa che va subito premessa, è che questo è il risultato di un cammino parlamentare molto travagliato. In realtà nella precedente legislatura si era arrivati a un testo di legge condiviso dopo discussioni infinite, che però, devo dire, erano andate molto sui giornali, per cui c'era stato molto coinvolgimento anche delle associazioni, molti pronunciamenti a venire, aveva fatto tantissimi servizi. E si era arrivati a un testo di legge condiviso, approvato prima dal Senato, poi dalla Camera con emendamenti, poi finita la legislatura, nel 2012 non è stato possibile approvare questo disegno di legge Calabrò, che avrete sicuramente sentito nominare, che aveva pregi e difetti, ma se proprio ci voleva una legge, sicuramente aveva più pregi di questa legge che oggi è stata approvata nel 2017. Questa legge invece è arrivata senza lo stesso tipo di coinvolgimento dei mezzi di informazione e soprattutto senza lo stesso tipo di coinvolgimento del Parlamento, perché non è stata praticamente discussa. È andata in fine legislatura ad essere approvata con grande rapidità e devo dire che forse le implicazioni etiche che comporta avrebbero richiesto un tempo di digestione, di elaborazione sia della comunità che della politica un po' superiore, che avrebbe dato anche un contributo migliore secondo me all'esposizione, proprio al testo, alla scrittura del documento. Comunque questa è la legge che abbiamo e ci auguriamo, insomma, che effettivamente tutti dobbiamo essere impegnati a cercare di interpretarla in un senso che possa preservare i principi a cui crediamo e che in realtà sono condivisi anche dal mondo laico, se li andiamo a cercare nella Costituzione con onestà. Ecco, la struttura della legge in realtà è molto semplice, sono solo 8 articoli e i temi affrontati sono il consenso informato, la terapia del dolore, i minori e gli incapaci, tutta la tematica delle persone incapaci di intendere e di volere, le DAT, le dichiarazioni anticipate, le disposizioni anticipate di trattamento, la pianificazione condivisa delle cure che è stata nominata e poi ci sono le norme transitorie, l'invarianza finanziaria, questa scelta molto precisa del Parlamento di non stanziare un euro per realizzare gli obiettivi di questa legge, come dire: ospedali occupatevene voi, medici un vostro problema, comuni che dovete raccogliere le DAT, mettete dei soldi lì e fatela funzionare. E poi in relazione alle Camere, questo forse è l'unico punto di apertura rispetto anche a una possibile, un possibile miglioramento della legge. Ogni anno il Ministro della Salute e le Regioni dovranno portare in Parlamento una relazione e vedere come si sviluppa l'attuazione di questa legge, per eventualmente cambiarla, modificarla, apportare delle modifiche. Andiamo avanti. Ecco, una cosa che ho trovato subito
discutibile è stata che l'incipit della legge, che nel precedente disegno di legge era stato molto ricco e che richiamava molti principi del nostro ordinamento, perché quando si dice, la dottoressa ha detto, finalmente abbiamo anche noi una legge su questa materia, sul fine vita. In realtà il nostro ordinamento è uno degli ordinamenti in assoluto più ricchi di normativa, e quindi anche senza questa legge moltissime erano le disposizioni normative che disciplinavano i diversi aspetti che questa legge poi ha voluto in qualche modo riprendere e rendere organica. Il tentativo quantomeno è questo. Ma quello che colpisce dell'incipit di questa legge è che, a differenza del disegno di legge precedente, non ha avuto il coraggio di inquadrare in tutto il sistema normativo la materia che stava affrontando, e quindi non ha detto, come nella precedente versione, la vita umana è indisponibile, il divieto di eutanasia è un principio del nostro ordinamento, il codice penale punisce il suicidio assistito, l'istigazione al suicidio e l'omicidio del consenziente, il medico ha il dovere di informare il paziente che, che è vietata qualunque forma di eutanasia. Queste erano, diciamo, le premesse del disegno di legge della precedente legislatura, che sono state eliminate e sono state sostituite o comunque rappresentate dal richiamo a tre articoli della Costituzione: i diritti inviolabili dell'uomo, l'articolo 2, la libertà personale, l'articolo 13, e l'articolo 32, diritto alla salute e consenso per i trattamenti sanitari. Poi la Carta dell'Unione Europea, che ha questi tre concetti importanti: dignità umana, diritto alla vita e diritto all'integrità della persona, ma come vedete è tutto concentrato sui diritti, cioè non ci sono dei principi che fanno riferimento a dei beni indisponibili. Quando si parla di diritti, come sapete, i diritti sono disponibili. Quindi questa impostazione, che sembra puramente lessicale, invece è un cambiamento che dal punto di vista giuridico può dare un grande apporto alla disciplina della materia. Un conto è dire la legge tutela la vita umana, un conto è dire la legge tutela il diritto alla vita, perché la vita umana, indicata come oggetto di tutela, è un bene indisponibile, il diritto alla vita invece può essere evidentemente anche oggetto di disposizione se non è preceduto dalla tutela della vita umana. E questo quindi è un aspetto sul quale, dal punto di vista anche proprio lessicale, devo dire, mi sono un po' preoccupata. E perché mi preoccupo? Ve lo spiego. Perché quando in una legge che interviene su una materia così complessa difficilmente avrà risolto tutte le problematiche che questa materia presenta, e quindi ci saranno delle situazioni in cui il giudice, ma magari anche prima gli interpreti, l'avvocato piuttosto che il rappresentante legale dell'incapace, i genitori di un minore, dovranno chiedersi: ma qual è la norma che mi dà una risposta a questa situazione che io devo far disciplinare? In mancanza di disposizioni specifiche, di disposizioni analoghe e di disposizioni di casi di materie analoghe, l'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile dice che si fa riferimento ai principi generali. E capite bene che se tra i principi generali non c'è il tema dell'indisponibilità della vita, che non è stato richiamato in questa legge, ecco, devo dire, io un po' mi preoccupo, perché è possibile che alla fine il criterio unico della soluzione di tante problematiche sarà quello di ricercare più che altro l'autodeterminazione della persona come valore un po' assolutizzato. Spero di no, spero di no. Spero che, come dice padre Bucci, in realtà sia preservata la relazione tra tutti gli operatori del contesto, e quindi il contributo della famiglia, il contributo del medico, l'autodeterminazione del paziente siano comunque un contesto relazionale che tale rimanga. Ma mi resta appunto un po' la preoccupazione di capire se alla fine questa autodeterminazione sia davvero un modo per preservare le relazioni o invece un modo per generare delle ulteriori solitudini, cosa che forse in questo momento non è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Il consenso informato, all'articolo 1, è indicato come, a partire da un'affermazione, è promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico. Bellissima questa frase, hanno già notato anche gli altri relatori, la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico.
che si basa sul consenso informato. Anche questa, che è un'espressione, come dire, che tutti dicono, beh, ma è certo, è ovvio, hanno fatto bene a scriverlo, in realtà ha un suo peso innovativo non indifferente. Perché, come ci ha detto molto bene prima Padre Bucci, il rapporto medico-paziente aveva nella storia sempre avuto come prima ispirazione, come primo fondamento, il principio di beneficialità. Oggi il basamento del rapporto medico-paziente per questa legge è il consenso informato. Questo sposta, a mio parere, possibilmente, ma spero di no, il rapporto da una, diciamo, prospettiva pubblica, dove sapete che l'articolo 32 della Costituzione dice che il diritto alla salute è un diritto dell'individuo, ma è anche interesse della collettività. Quindi c'è ad un tempo interesse della persona e interesse di tutta la comunità. Questo basare il rapporto medico-paziente sul consenso informato a me dà un po' di preoccupazione, perché mi sembra un'estrema contrattualizzazione del rapporto, come se la comunità non avesse più un vero interesse su quello che accade all'interno di questo rapporto, cioè è sufficiente il consenso informato perché sorga questo rapporto. A me sembra che ci voglia un po' di più che il semplice consenso informato da questo punto di vista, però mi rendo conto che è anche una spinta questa della contrattualizzazione, della privatizzazione, che sta interessando molte materie che fino ad oggi avevamo pensato, e devo dire, secondo me, giustamente, ma oggi si pensa diversamente, che dovessero restare nell'ambito pubblico. Pensate alla famiglia, no? Alla privatizzazione della famiglia, tutto viene contrattualizzato, tutto è negoziabile, non c'è più nulla di indisponibile, non c'è più nulla di dato prima delle leggi. Anche questo è un altro aspetto importante. La legge pretende di costruire la realtà, no? Non ne prende atto e non la preserva come qualcosa di dato anteriormente alla legge. E forse su questo noi non siamo abbastanza attenti, cioè siamo contenti quasi che la legge ci dia delle risposte sulle situazioni specifiche, invece spesso la legge dovrebbe avere un po' più di rispetto. Ma il consenso informato, come dicevo, non è una novità nel nostro ordinamento. In realtà il principio era già presente nell'articolo 32 della Costituzione, nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che è del 1978, nella Carta dell'Unione Europea, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione Europea, che oggi è entrata a far parte dei trattati, sapete che fa parte del Trattato di Lisbona, quindi il fatto che si parli del consenso informato in quel documento significa che è legge anche nel nostro ordinamento questo articolo. La Convenzione di Oviedo, questo è un interessante documento, che ha avuto un destino molto strano, perché in realtà era una convenzione del Consiglio d'Europa a cui l'Italia ha aderito nel 1997 e l'ha anche ratificata con una legge del 2001, che parlava proprio del consenso informato e parlava della necessità di tutelare le volontà della persona, del paziente, nell'ambito del rapporto medico-paziente, dicendo che la sua volontà doveva essere tenuta in considerazione, quindi non vincolante, ma tenuta in considerazione. Anche lì, non per non rispettare l'autodeterminazione della persona, perché è questo l'obiettivo di queste frasi così delicate, ma per dare senso che c'è anche una responsabilità di tutti nei confronti del bene di quella persona, quindi non lasciato solo la sua autodeterminazione. Questa Convenzione di Oviedo non è mai stata ratificata, non è mai entrata in vigore per l'Italia, perché l'Italia ha fatto questa cosa strana di aderire, ratificarla, non depositare lo strumento di ratifica, cioè questa legge 145, alla sede del Consiglio d'Europa. Quindi è una legge che viene citata nelle sentenze, nei contenziosi, e ha dei principi importanti come quello che vi ho appena detto, però quando poi non fa comodo si dice non è stata in realtà ratificata, non è mai entrata in vigore. Comunque, altre leggi parlavano del consenso informato, la legge sulle trasfusioni, la legge sulla procreazione medicalmente assistita, e in effetti è il risultato di un grande lavoro che aveva fatto la giurisprudenza elaborando i cosiddetti contratti di protezione, cioè quei contratti che nascono nella relazione appunto tra il medico e il paziente, che nel settore sanitario avevano proprio, come dire, in qualche modo chiarito che il diritto all'autodeterminazione del paziente si deve formare su un suo consenso. Consenso che deve essere necessariamente informato. Cosa vuol dire consenso informato? Che il paziente, prima di esprimere il consenso o di rifiutare il consenso, deve ricevere un'informazione completa, aggiornata, comprensibile per quanto riguarda il suo livello personale di cultura, di preparazione, di sociale,
deve ricevere delle informazioni che siano precise, precisamente riferite alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici, ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Chiaramente questo consenso può essere revocato in qualunque momento, anche a trattamento già iniziato. Ecco, io devo dire, su questo metto sempre anche un po', forse noi questi argomenti li affrontiamo anche un po' con le esperienze personali, no, che abbiamo avuto. Devo dire, questo lo ammetto, forse onestamente siamo un po' tutti condizionati da esperienze che abbiamo vissuto. Io quando penso al consenso informato mi ritrovo in una mia personale esperienza di dialogo con un medico che mi proponeva una cura sperimentale a seguito di un intervento chirurgico. E io, voglio dire, questa cosa è successa 6-7 anni fa, non tantissimo tempo fa. Non capivo quello che mi diceva questo medico, non riuscivo a capire, eppure dicevo, caspita, però io non sono un analfabeta, come mai non riesco a capire cosa mi sta proponendo? E a quel punto mi diceva, c'è questa cura sperimentale, potrebbe farla, mi spiegava, no, i vantaggi. Mi sono resa conto che io non ero in una posizione simmetrica con questo medico, io in realtà avevo comunque una condizione di dipendenza, di in qualche modo di fragilità, no? Nei suoi confronti. Lui sapeva cosa mi stava dicendo, ma io non riuscivo a capire tutto nel dettaglio. Ho avuto come l'intuizione di dire, posso sospendere un attimo la decisione, mi lascia pensare. E a quel punto cosa ho fatto? Ho chiamato un medico di mia fiducia, la mia amica medico, e gli ho detto, senti, mi propongono questa cura sperimentale, cosa devo fare? Poi, a posteriori, quando lei mi ha detto non accettarla assolutamente, non sei un malato terminale, non devi fare assolutamente cure sperimentali, va benissimo la cura normale, poi ci ho ripensato e ho detto, caspita, ma ci saranno davvero tanti casi in cui il paziente è veramente informato di quello che sta esprimendo, del consenso che sta dando, del rifiuto che sta esprimendo? E questa è un po' una domanda che lascio anche un po' al medico, perché giustamente Franco Zannoni diceva, un problema grave è il tempo, però c'è anche quest'altro problema, che è quello a volte davvero della difficoltà, no? Di capire che cosa mi sta succedendo. Io mi fido e mi affido spesso al mio medico, e questo però è un punto che rende un po' meno efficace tutta questa, come dire, questa grande, no? espressione di gioia per questa possibilità di autodeterminarsi. Quanto uno in quelle condizioni riesce davvero a autodeterminarsi? Ma io dico condizioni, io stavo bene, ero sana a quel punto, ma condizioni anche psicologiche, no? Quindi il consenso informato, in ogni caso, per come lo definisce questa legge, è sicuramente un principio importante che da un lato rappresenta il diritto della persona e dall'altro è prova della liceità dell'intervento medico, cioè senza il consenso informato l'intervento medico può essere considerato non lecito. Tant'è vero che una volta che c'è il consenso è facilitata, come giustamente diceva Padre Bucci, anche tutta la tematica della responsabilità del medico. Non crediate che il consenso informato risolve tutti i problemi, perché c'era già prima e molte sono le cause che sono state generate. Come sapete, in Italia non abbiamo ancora un livello come quello americano, che pare che il 90% dei medici abbia almeno una volta nella professione ricevuto una contestazione di responsabilità disciplinare, di responsabilità per gli interventi eseguiti, però sicuramente il contenzioso sanitario anche da noi è molto sviluppato, e il fatto di utilizzare il consenso informato aiuta, ma non abbastanza, perché ho visto tantissime controversie fondate sulla difficoltà appunto di interpretare quel consenso informato, magari sul fatto che la persona dice non avevo capito, oppure c'era qualcosa da dire in più rispetto a quello che il documento portava. Quindi, come vedete, poi purtroppo il diritto ha dei risvolti sempre anche esagerati. Riconosco che la conflittualità purtroppo prevale più del buonsenso troppo spesso. Il consenso va acquisito in forma scritta, oppure quando il paziente non è in grado di scrivere, può essere anche acquisito attraverso videoregistrazioni. Qui si apre tutta una questione con i dispositivi che riguardano anche le persone disabili, si apre tutta una questione per la necessità di inserire queste modalità di raccolta del consenso nel fascicolo elettronico o nella cartella clinica, perché da questo punto di vista non siamo ancora attrezzati, per cui non so se adesso ci fosse un consenso espresso con videoregistrazione concretamente dove lo mettere. Voi medici, questo magari ce lo spiegherà il dottor Zannoni. E questo è un tema, ad esempio, che la legge ancora non si è posta, cioè ha lanciato un po' il cuore oltre l'ostacolo. Speriamo che esista poi una normativa di attuazione, perché il fascicolo elettronico sanitario ancora non esiste. Un tema molto controverso
riguarda il fatto che ai fini della legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale. Questa è la prima volta che viene detta con questa chiarezza la definizione di trattamenti sanitari della nutrizione artificiale e dell'idratazione artificiale. Questa scelta è opposta a quella del disegno di legge Calabrò che era stato approvato nella precedente, che stava per essere approvato nella precedente legislatura. È un tema che ha, devo dire, suscitato molto discussione. Ecco, uno degli approfondimenti che sono stati fatti in Parlamento è stato proprio sentire un certo numero di medici, anche autorevoli, su questo tema, e mi risulta che su una cinquantina di medici quasi tutti avessero detto che assolutamente non si potevano generalmente considerare i trattamenti sanitari come trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale. Questo non significa che poi non abbiano anche un valore, ce lo spiegherà il medico, nella cura della persona dal punto di vista medico, però capite che anche questo è un tema molto ma molto delicato, perché sia dal punto di vista del consenso informato che dal punto di vista delle dichiarazioni anticipate di trattamento, poter dire che non si vuole la nutrizione artificiale o che non si vuole l'idratazione artificiale, insomma, è un po' diverso, dirlo in coscienza e dirlo in stato di incoscienza con le dichiarazioni anticipate. Francamente mi sembra che siano due situazioni da guardare con grande delicatezza, anche perché abbiamo avuto il caso appunto di Eluana Englaro, poi alla fine la privazione dei mezzi di nutrizione e di idratazione artificiale obiettivamente non è esattamente una cosa neutra che conclude, soprattutto no, sappiamo che deve essere accompagnata evidentemente, ma anche questo penso che ci spiegherà meglio il dottor Franco Zanoni che cosa comporta. Comporta delle sofferenze, no? Eliminare l'idratazione e la mediamente, poi dipende dai casi, ci saranno anche dei casi in cui l'idratazione e la nutrizione non sono invece non rispettano il principio di beneficialità, ma avere scritto con chiarezza che possono essere oggetto di rifiuto e possono essere oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento e quindi rifiutate anticipatamente senza sapere in quale momento della malattia davvero si porrà il problema di stabilire se sono cosa buona o meno, in qualche modo congela questo argomento e lo rende meno, secondo me, meno confacente ai bisogni reali del paziente. Rischia di irrigidire, ecco, le riflessioni su queste tematiche, soprattutto per le persone incapaci di intendere e di volere. Se non dimentichiamo che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione dell'ONU sui diritti dei disabili, che è stata fatta a New York nel 2006, è una legge del nostro Stato del 2009, che prevede che gli Stati si adoperino per prevenire il rifiuto indiscriminato di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibi e fluidi sulla base della disabilità. Quindi dovremo fare i conti anche con questo impegno che lo Stato aveva preso di non privare i disabili di cibi e di fluidi, e se le dichiarazioni anticipate di trattamento invece lo diranno, non so bene poi come la cosa verrà risolta. Abbiamo detto che l'effetto vincolante e scriminante della volontà espressa dal paziente è importante. Prima diceva padre Bucci, ma in realtà il medico è vero che è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente, però ha una possibilità in qualche modo di uscire fuori da situazioni che non coincidano con la sua coscienza. Ecco, io su questo sono un po' preoccupata, perché la parola coscienza la legge volutamente non l'ha inserita. Tanto è vero che il ministro Lorenzin, in un'interrogazione che è seguita alla adozione della legge, ha detto chiaramente sì, è vero, è un buco della legge, non c'è l'obiezione di coscienza. C'è, e su questo ha ragione padre Luca, una frase che dice che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, e a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali, ma sono concetti e come tutti i concetti, quindi non avendo una definizione non controversa, potranno dare luogo a dei contrasti interpretativi. Quali sono le buone prassi clinico-assistenziali? Forse verranno emanate poi delle linee guida che chiareranno, però da questo punto di vista temo che la coscienza del medico non sia assolutamente contemplata. Le norme deontologiche sicuramente sì. Diciamo che questo è un punto che ha fatto discutere molti, e forse il tema dell'obiezione di coscienza andrebbe un po' reinserito e valutato, così come manca, ed è stato detto anche questo, il riferimento all'alleanza terapeutica, che era un bel concetto che era stato messo nella precedente formulazione del disegno di legge, che dava il senso che comunque qua non stiamo parlando di un conflitto tra due persone che possono da un momento all'altro esplodere in una guerra, ma di una relazione che ha un fine comune, che è quello del bene della persona malata.
il tema poi del dovere del medico di alleviare le sofferenze, il tema delicatissimo della sedazione profonda, non so se di questo parlerà anche il dottor Franco Zanoni, ma è un tema anche questo molto passato anche un po' sui media dopo il caso di Marina Ripa di Meana, come una possibile modalità di eutanasia. C'è un parere del Comitato Nazionale di Bioetica che dice che in realtà non è eutanasia, perché è l'applicazione di una cura per il dolore gravissimo quando ormai la prognosi è infausta, e quindi una modalità di ridurre la sofferenza con una sedazione profonda che chiaramente accompagna nell'ultima fase terminale della vita. Però devo dire che ci sono anche su questo, anche nel Comitato Nazionale di Bioetica, ci sono stati dei pareri negativi che hanno detto no, questo è un modo ipocrita, l'ha detto il professor Flaminio, un modo ipocrita di dire questa non è eutanasia, in realtà lo è. Quindi anche su questo forse la medicina dovrà darci delle indicazioni più adeguate. Il tema dei minori e degli incapaci qui è gestito, devo dire, con molta delicatezza. Questo articolo a me non dispiace, perché poi tutto sommato prevede il diritto del minore di essere ascoltato, e questa è una tematica che ormai abbiamo sentito nel diritto di famiglia già da tanti anni. Però poi la decisione che spetta al genitore o al tutore, e in caso di contrasto chiaramente al giudice tutelare. Chiaramente casi gravi come quelli che si stanno verificando in Gran Bretagna penso che nel nostro ordinamento non dovrebbero avere spazio, perché qui è previsto che comunque, tanto c'è una frase molto chiara sul fatto che si tiene conto della volontà del minore, ma lo scopo degli interventi sul minore è sempre quello di tutelare la salute psicofisica e la sua vita. Messa così mi sembra molto più chiaro che non in contesti dove, come sta accadendo ad esempio in Gran Bretagna, i genitori vengono poi completamente estromessi da decisioni che prendono solo i medici sulla fine della vita dei bambini, e questo mi sembra che la nostra legge non dovrebbe consentirlo. Grande tema quello delle disposizioni anticipate di trattamento che, come sapete, possono essere indicate, possono essere formulate da ciascuno di noi con una previsione, in caso di eventuale futura incapacità, di decisioni sul tema dei trattamenti sanitari e degli interventi diagnostici. Può essere inducato un fiduciario che rappresenti la persona nel rapporto con il medico e con le strutture sanitarie. Certo, le disposizioni anticipate di trattamento fanno piazza pulita di tutte le caratteristiche che ha il consenso informato, perché non sono attuali, perché necessariamente sono state diciamo espresse prima che la persona sia diventata incapace di intendere e di volere. Non sono informate, perché la legge dice che devono essere redatte dopo un'adeguata informazione, ma non c'è nessun tipo di controllo su come è stata fatta l'informazione alla persona che le ha redatte. Tant'è vero che i poveri notai, che sono tra quelli che potrebbero riceverle, si sono messi in rete e hanno detto forse dobbiamo fare un po' di scuola noi, perché quando verranno a chiederci di fare le dichiarazioni anticipate dobbiamo capire come hanno raccolto le informazioni da cui hanno desunto le loro volontà per scrivere le dichiarazioni anticipate. E quindi, come vedete, poi il consenso informato, che è questa divinità che viene invocata per tutelare lo scopo per tutelare l'autodeterminazione, riguardo le disposizioni anticipate di trattamento non è poi così rispettato, perché le volontà potrebbero essere, e sono vincolanti tra l'altro per il medico. È vero che il medico può sempre, come diceva prima padre Bucci, opporre la possibilità, ma anche nel rapporto col fiduciario, che ci siano delle novità in campo medico, che abbiano sviluppato delle possibilità di cura che magari non aveva contemplato la persona. Però anche lì, in quel caso, poi si va incontro a possibili contenziosi o interpretazioni in sede giurisdizionale, perché c'è un giudice tutelare che alla fine decide se c'è contrasto tra il medico e il fiduciario della persona che aveva dato delle disposizioni che magari non sono più attuali o non sono congruenti con la sua situazione di salute, o non è chiaro che cosa davvero volessero dire. Non è quindi una normativa che rimuove completamente tutte le problematiche che si sono verificate finora. Le date devono essere redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata, oppure in comune consegnate personalmente all'ufficiale di Stato civile. Non è ben chiaro quale sarà l'accesso a queste dichiarazioni anticipate, perché non essendoci fascicolo elettronico, non essendo facile capire se i comuni metteranno a disposizione nell'immediato le dichiarazioni anticipate, probabilmente nelle situazioni di urgenza, grazie al codice deontologico, comunque i medici sapranno come comportarsi, ma di fatto è possibile che si creino molte problematiche nei primi anni, perché il reperimento di queste dichiarazioni anticipate, disposizioni anticipate, attenzione perché le parole sono importanti, disposizioni anticipate significa che hanno un valore vincolante e tali sono definite dalla legge, mentre nella precedente versione si parlava di dichiarazioni, perché la legge diceva che le dichiarazioni avrebbero dovuto essere tenute in considerazione.
Sono due modi diversi di dare valore alle volontà anticipate. Questo è un punto importante, perché un conto è dare delle indicazioni, un conto è dare delle disposizioni di tipo vincolante. È più difficile motivare il diniego, evidentemente. La pianificazione condivisa delle cure, ne abbiamo già parlato, è una bellissima cosa che sicuramente riguarda poi patologie croniche, invalidanti, caratterizzate da una prognosi infausta a rapida evoluzione, con la possibilità del medico e del paziente di predisporre un programma da rispettare nel caso che il paziente non abbia più capacità di intendere di volere. Anche qui però hanno lo stesso difetto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, perché vengono fatte prima, quando poi c'è la perdita di incapacità di intendere di volere, non sono più revocabili. Anche questa è una stranezza, perché il consenso informato è revocabile, sempre, in qualunque momento, ma dal momento in cui la persona è incapace di intendere di volere, le dichiarazioni anticipate, che sono consenso informato anticipato, non sono più revocabili. E questo mi fa un po' sorridere, perché se voi date un mandato a un'agenzia immobiliare, nel momento in cui diventaste incapace di intendere di volere e foste dichiarati interdetti, quel mandato si estingue. Invece la DAT, che riguarda la vita, è molto efficace e continua lo stesso a svolgere le sue finalità. Quindi sono tematiche, io le metto un po' così come possibili conflitti, considerazioni conclusive. Il tema della dignità umana, ne esce la dignità umana, ne esce salva, oppure abbiamo perduto completamente un concetto oggettivo di dignità umana, di appartenenza di tutti gli esseri umani al genere umano? È discutibile, perché se sono io che definisco la mia dignità e sono io che dico quando sono ancora degna di appartenere a un genere, al genere umano, e quindi chiedo che mi si aiuti a concludere l'esistenza umana perché non mi ritengo più degna di appartenere al genere umano, questo è un grande cambiamento, vuol dire che non tutti gli esseri umani sono degni di appartenere al genere umano. E vabbè, finora sembra che tutto sia legato all'autodeterminazione, alla scelta della persona, ma quando uno è incapace, siamo così sicuri che sia davvero la scelta della persona quella di dichiarare di non essere più degno di appartenere al genere umano? Su questo ho delle perplessità, sinceramente. Effetto pedagogico della legge, una legge che in fondo incoraggia i pazienti a, come dire, a non esasperare, no? Le cure che chiedono, e quindi anche questo, in una situazione di fragilità, forse tutto sommato attribuire tutte le responsabilità decisionali alla parte più debole della relazione non è esattamente quello che i nostri ordinamenti liberali hanno fatto in tutti questi anni, dicendo che invece la parte più debole in tutti i contesti, nella famiglia ma anche nell'ospedale e nel rapporto medico-paziente, è quello di cui tutta la comunità si deve occupare. Un po' dire sono fatti tuoi, decidi un po' come vuoi. Un po' questo di nuovo mi preoccupa. E poi il tema del pendio scivoloso, che conoscete tutti, perché abbiamo lo specchio di paesi come i Paesi Bassi e il Belgio, dove la normativa nei primi anni 2000 è nata per tutelare le volontà dei malati terminali, ma oggi viene utilizzata anche per persone che percepiscono la durata della propria vita come sufficiente, perché pesa a loro proseguirla, e quindi esprimono una richiesta di conclusione della vita in ragione di una percezione soggettiva dello stato di depressione, di malattia nel quale si trovano, non più oggettiva, quindi non sono più malati terminali. E allora, insomma, non dobbiamo dimenticare, è importante che ci impegniamo tutti a difendere i principi di base del nostro ordinamento, che ci sono e sono molto... Vediamo cosa succede, adesso la Corte Costituzionale dovrà dirci se il suicidio assistito è ancora o non è ancora un reato. Sapete che il caso Cappato ha portato alla Corte Costituzionale la decisione. È un tema, questo, molto delicato, perché ci dice quali sono i principi importanti del nostro ordinamento, ai quali nessuno dovrebbe potersi discostare. Anch'io sono fiduciosa, però purtroppo da avvocato ho una serie di preoccupazioni che per adesso non saprei veramente come poter risolvere. Grazie. Grazie. Allora, di nuovo indicazioni di servizio, poi lascio la parola al dottor Zannoni. Qui è arrivata una domanda, la terrei poi per un giro conclusivo, così lasciamo anche all'altro esperto che è qui questa sera di esporci la sua presentazione. Però chiedo a chi eventualmente ha già compilato, appunto, con una domanda, o se mi fa segno vengo a prendere la domanda, oppure se me la può portare qui, così poi al termine possiamo fare il giro di domande. Grazie. Buonasera a tutti.
l'ora è già tarda e io sono sempre contento di parlare per ultimo perché ho poco tempo e quindi sarò velocissimo, anche perché mi hanno detto a questo risponderà il dottor Zanoni, a questo risponderà, e direi che non mi sembra assolutamente il caso. Vorrei partire, aspetta, non è... no, devi fare la petta presentazione. Bisogna, vabbè, via. C'è però qui il modo, abbiate pazienza. Va bene. Allora, io parto rapidamente, un po' prendendo lo spunto da quello che ho detto un attimo fa, da quella che è la situazione del medico, no? Sentivo queste espressioni di, diciamo, di valutazioni che partono dalla concettualizzazione, dai grandi principi e dalle grandi aspettative mentali, quando noi in verità, io come medico e chi fa il medico, parte dalla periferia, dal territorio, dalla gente. Prima di venire qua in questi giorni io avevo voluto provare tra il personale con cui collaboro e con alcuni pazienti, chiedere che cosa sono le DAT. Alla parola DAT tutti hanno spalancato gli occhi dicendo, qualcuno ha detto è il diminutivo di dattero. Qualcuno dice si sono dimenticati una I, dati, i dati, no, no. Quando parlo di testamento biologico, l'orientamento è un pelino più, no? Diciamo, sì, è quella cosa che riguarda quando tu stai per morire, ma non è una cosa che mi interessa perché intanto io non verrei, no? Cioè non è cosa mia, non è cosa mia. L'altro giorno sono anche andato a trovare una signora di 86 anni, che non è questa che vedete nella slide, ma si chiama Edda, no? La quale è 86 anni, 50 anni di catechismo, io con la figlia lì presente, siccome si è instaurato un bel rapporto di dialogo, per cui mi hanno anche invitato al suo compleanno e ho mangiato una splendida torta, gli ho chiesto, ma lei cosa ne pensa del testamento biologico? La figlia da dietro mi diceva, no dottore, cosa fa? Dice, ma cioè, abbiamo confidenza, no? E lei serissima mi ha detto... vorrei morire con dignità, con la figlia che dice che sorpresa, non l'avrei mai detto, no? E questa cosa qua, no? Questa donna di 50 anni che dice no, a me va bene poter dire che io voglio morire con dignità. Ultimamente purtroppo in ospedale mi capitano anche, ultimamente un po' meno frequentemente, in passato un po' più frequentemente, proprio per il fatto che sono un geriatra, di essermi trovato a dover confrontarmi con una persona nel letto, sofferente, morente e i relativi parenti. Vedete che lì ci sono tre punti esclamativi e tre punti interrogativi, no? Perché passiamo dal bisogna fare qualcosa perché tutto questo finisca. Perché questo è quello che ti chiedono. Io una volta che avevo meno anni, a un certo punto, perché anche noi siamo soggetti alle pressioni, gli ho detto, mi scusi, la stiamo idratando, la stiamo alimentando, le stiamo dando quello che le serve per accompagnarla serenamente a un incontro che se lei ci crede col Padre Eterno e se non ci crede è con la risoluzione di questo tipo di vita. Che cosa vuole? Che gli metta un cuscino sulla faccia? La risposta immediata è stata no, ma quello no. Dico, beh, meno male che almeno su questo siamo d'accordo. Allora, visto che la stiamo accompagnando serenamente, non sta soffrendo perché dorme, lasciamo che il suo corso abbia compimento. Ma non è semplice, perché la competenza per poter dire che cosa o che cosa non è in un determinato momento non è così chiara come quando se ne parla a un tavolo, a un caffè o a una conferenza. Non è così chiara, perché anche noi ci chiediamo qual è il punto, dove dobbiamo smetterla, che cosa fa bene, che cosa fa male, la relazione con i familiari,
faticosissima, che chiede tempo, tempo che, come dicevo prima, raramente abbiamo. Allora, di fronte a questa legge, mi sono chiesto, ma si è voluto provare a semplificare la complessità, quella complessità che io sento e vivo intimamente tutti i giorni, e mi chiedo se è un uomo che vaga nella giungla o è il desiderio, come sempre della Genesi ci insegna, di voler mangiare dell'albero del bene e del male. È qualcosa nelle nostre possibilità, ma qual è il contesto in cui io e la società si trova nel momento in cui si trova di fianco alla persona sofferente alla fine della sua vita? Ci sono tutte le problematiche, come si diceva, parliamo solo di diritti, ma è vero, da parte del medico la libertà di coscienza, l'autonomia professionale, la competenza, la capacità di comunicare, l'interesse, la responsabilità, il diritto al tempo, il diritto alla formazione, perché per parlare con qualcuno bisogna essere formati, perché se non si è formati è meglio non parlare. Oppure, dal punto di vista del familiare, il diritto di sapere, la partecipazione, il compatire, ma i conflitti di interessi. C'è qualcuno che li vuol morire perché c'è un problema di eredità. Io ho assistito a una conversazione a un malato morente cosciente con tre figli che discutevano su chi avrebbe avuto l'eredità. Questa gli ho spediti fuori, ovviamente, di fuori tutti. La società, la tutela della vita, la salute, i diritti, la dignità, la legalità, l'autodeterminazione, il paziente stesso, il tema del consenso, libero, informato, il diritto di sapere, il diritto, eccetera, eccetera, i temi della bioetica, che è una sentinella del corretto utilizzo delle risorse nel rispetto della persona, perché noi poi parliamo di principi, di idee, ma c'è una carenza di finanze. La legge dice soldi non ce n'è. Io non ne voglio soldi, cioè diamoli ai comuni, va bene, ma per parlare alla gente io non voglio soldi, no? Detto questo, c'è il tema del corretto rapporto tra etica individuale e bene collettivo, il principio di autonomia, il consenso informato, il fare bene, il fare male. E poi il tema della morale, che è quello che poi, tra virgolette, ci fa un po' da paletto, il no all'accanimento, il no all'abbandono, sia l'accompagnamento, informazione, la terapia del dolore, l'attenzione ai familiari. Quindi abbiamo, questo è l'orizzonte teorico. E il contesto attuale qual è? Intanto, lo ha detto anche Papa Francesco, ma direi che non è una novità, abbiamo l'allungamento della durata media della vita. Abbiamo bisogno di risorse, perché più si va avanti e secondo voi si è meno malati? Com'è? Direi che ci sono più problemi. Le aspettative dell'individuo, le aspettative della famiglia. Abbiamo un forte incremento delle patologie tumorali. Il tema dell'organizzazione delle cure, c'è una carenza tale che adesso si cercano modelli organizzativi per fare in meno più cose. E qui pensate un po' al tema del tempo. Dove lo mettiamo? Le nuove possibilità tecnologiche, che sono l'argomento che prima ho lasciato da parte, che tra breve passeremo rapidamente in sequenza, e le nuove possibilità terapeutiche. La vecchiaia. Vedete quel piccolo schemino in alto? Non si vede? No, avanti. Ancora. Avanti, avanti. Ecco, avanti. Eccolo là. Lo schemino in alto. Intanto, come presidente del forum delle associazioni familiari, faccio presente la riga blu, che è la decrescita delle nascite. Quindi mi raccomando, chi qua potrebbe far fronte a questo problema se ne faccia carico, perché altrimenti no, non vorrei mai, no? Anche in Genesi, andate, com'era, andate. No, vabbè che è una ma va bene. Invece, no. Invece la riga rossa è i decessi.
Nel 2015 avevamo raggiunto il top dei decessi, che era intorno ai 550, poi c'è stato un rebound con meno decessi nel 2016 e invece nel 2017 la previsione è che avremo oltre 600.000 decessi. Ricordatevi che le nascite saranno 464.000 e quindi capite bene che qui c'è anche un problema di pensioni, per chi può interessare. Detto questo, come si diceva a tavola con il buon Raffaele, che ringrazio per l'invito, come tutta l'organizzazione, l'aumento di mortalità, guarda caso, è concentrata nelle classi di età tra i 75 e i 95 anni. Il 30% sono morti accidentali, non so se lo sta vedendo, no, dietro. Sono perso. No, grazie, è colpa mia, devo dire avanti o indietro. Dicevo, il 30% sono morti accidentali, del restante 70%, il 90% sono morti tra i 75 e i 95 anni, ovviamente è logico. Buona parte di questa legge è stata fondata su alcuni casi eccezionali di quel 10%, però pochi hanno pensato all'altro 90%, che sono persone anziane che la dottoressa Panfili un attimo fa descriveva estremamente in modo preciso per quello che riguarda il tema del consenso, che noi in ospedale viviamo tutti i santi giorni banalmente per fare una trasfusione, perché per fare una trasfusione ci vuole il consenso e bisogna dire con estrema onestà che a volte lo firma il familiare che, come voi sapete, non ha nessun valore. Ma se non facciamo così, la trasfusione non gliela facciamo. E per la cosa che deve fare è importante averlo il sangue, nonché il consenso. Andando avanti, quindi dove ci troviamo? Nella strada tortuosa che tra accanimento terapeutico e abbandono terapeutico porta al morire con dignità. Ok, ci siamo. E ho messo lì il Cireneo. Il Cireneo che ho intravisto nella legge, che al quale poi arriveremo tra breve, che è il tempo della comunicazione. Quello che ci aiuta nel portare avanti questo difficile percorso è la comunicazione, è il tempo della comunicazione. Avanti. In questa complessità si pone l'attuale legge che, come avete sentito, recita norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Prima impressione, cosa ci possiamo dire? Come si fa a mettere il mare dentro un bicchiere ricordando Sant'Agostino sulla spiaggia col bambino? Giusto? Va bene. Allora, brevissimi. Non sono state dette le definizioni, la do rapidamente. Direttive anticipate indicano in generale un documento con il quale una persona prende dei provvedimenti in relazione a decisioni mediche nell'eventualità che venga a trovarsi in futuro nell'impossibilità di prendere o esprimere decisioni. Avanti. E qua ricordo l'ora per l'allora, qualche piccolo dubbio viene. L'ha già ricordato la dottoressa Panfili, quelle delle direttive anticipate, come effetto del progresso delle scienze mediche e della necessità di salvaguardare la dignità delle persone, che nasce negli anni 70 negli Stati Uniti. E andando avanti, a questo punto la riflessione personale, in parte già fatta e che non vi rifaccio, negli anni, gli incontri, le esperienze, le decisioni prese, a volte pensandoci tutta la notte, sto facendo bene, sto facendo male. Avanti. No, dietro. Vabbè. Abbiamo purtroppo una discrepanza, ma chiedo scusa. Adesso vai avanti. Fermo lì. Detto questo, così vado avanti. Avevo l'elenco di situazioni che possono richiedere la sospensione o la possibilità di non avviare terapie di sostegno vitale. Ce l'abbiamo? Ecco, ci siamo. Bene. Allora,
il medico in questi anni, la scienza, la tecnica, ha avuto modo di svilupparsi in modo che praticamente si può sostenere in vita anche chi non vuole assolutamente, no? Perché abbiamo tutto il tema della rianimazione cardiorespiratoria e ordine di non rianimare, perché voi dovete sapere che in determinate situazioni gli anestesisti danno l'ordine di non rianimare in situazioni assolutamente terminali, e la terminalità è il dato che deve essere obiettivabile. L'ammissione in terapia intensiva, non è detto che la gente che arriva in ospedale debba finire direttamente in terapia intensiva. Io ho avuto un caso recentemente che la paziente fratturata di femore, polipatologica, è bastato 24 ore per finire in rianimazione senza essere operata. Dalla rianimazione faticosamente l'hanno dimessa in un reparto, tempo 48 ore, è riprecipitata nelle condizioni 91 anni, quindi in rianimazione la prima volta ci è andata. La seconda volta l'anestesista è venuto e ha detto no, perché comunque non ne trarremmo nessun beneficio, e anzi per lei sarebbe una sofferenza l'isolamento dai familiari, l'allontanamento da una possibilità di una fine vita dignitosa. Il tema dell'ossigenoterapia, la ventilazione artificiale, la dialisi, le trasfusioni di sangue che ho appena accennato, gli antibiotici e altri medicamenti, soprattutto nella terapia oncologica. Oggi abbiamo terapie oncologiche di peso e di rilievo che possono in qualche modo, se non accuratamente dosate, rendere, diciamo, difficile la vita e a volte addirittura la sopravvivenza. Cura e la nutrizione e l'idratazione, che sono già stati citati. Dopo questo direi di andare avanti. Gli inevitabili interrogativi, li ho già citati. È andato troppo avanti. Avanti. Posso andare là? No, scusa. Allora, prima. Non c'è il numero della slide. Allora, il numero è il 15. Numero 15. Numero 15. Vedi la genialità femminile. Allora abbiamo fatto la cosa. Va bene. Allora, gli inevitabili, vado avanti a braccio, abbiate pazienza, Allora, dicevo, ho già citato gli inevitabili interrogativi. Fino a quando il trattamento? Quando modificarlo o sospenderlo? In quali condizioni cliniche? Quali gli strumenti? Siamo certi, come è stato detto, che il paziente non cambierà idea, e poi tra un po' diremo qualcosa anche su questo. Come parlare ai familiari? Ho letto leggi chiare, leggi scure, cioè, l'abbiamo visto, sono contento. Voi non ci crederete, ma questa è un'azione di empowerment per tutti coloro che sono disattenti, in modo che in questo punto non perdete assolutamente l'attenzione, perché altrimenti, cioè, in verità è tutto un gioco che avevamo stabilito prima, vero? Oh, perfetto, grazie. Ho letto un bel commento in cui si parlava che la normativa italiana, che è ricchissima, questo è vero, siamo il paese che forse ha più leggi in assoluto, 150.000 mi dicevano una cosa del genere, per cui conoscerle tutte francamente è un problema, abbiamo cosiddette leggi chiare, leggi scure e leggi grigie. Le leggi chiare sono quelle che si capisce quello che dicono, le leggi scure... Di un articolo, esatto, le leggi chiare sono quelle di un articolo che si capisce quello che dicono. Le leggi scure sono quelle assolutamente astruse, dove uno le legge e francamente non ci capisce niente. Ma esistono anche le leggi grigie, quella con i pugni, legge grigia. Le DAT possono essere leggi, può essere una legge grigia? Se voi pensate, io penso di sì, perché, tra virgolette, è riuscita nella sua aspecificità, nella sua irrilevanza, nella sua discutibilità, a creare un confronto acceso tra due prospettive diverse. Da una parte è stata definita la via italiana all'eutanasia, abbandono del malato, collaborazione con la soppressione, per fame e per sete.
e dall'altra rispetto del diritto soggettivo, possibilità di dare o negare consenso nelle terapie senza superiori decisioni altrui. Ma che suicidi, ma che abbandoni, e andiamo avanti. Fa parte di quelle leggi, e la dottoressa dovrebbe a lei illustrarmi, penso, che fanno parte della visione mite del diritto, cioè la legge rientra in una visione mite del diritto, cioè una legge di principi, non è un'elencazione puntuale di situazioni come abbiamo sentito. Ma forse questa è stata una scelta voluta nella convinzione, tenendo conto della complessità che abbiamo visto dal punto di vista della pratica, che sia difficile un'elencazione di tutte le possibilità che ci possono essere. In questo vuoto legislativo, di solito, possiamo dire che chi ha lavorato ha sempre lavorato bene. Nel vuoto legislativo è andata bene, tranne qualche caso che poi è finito sui giornali. Pensieri ad alta voce, l'ha già detto la dottoressa Panfili, ma questa perché non va bene? La genericità dei testi che offrono soltanto indicazioni di massima non può rischiare di aumentare la conflittualità al ricorso alla magistratura? Sicuramente, io sono sempre più convinto che questa è una legge voluta dagli avvocati per fare... Abbiate pazienza, ma qui l'ho detto, ovviamente gli avvocati negano, ma non importa. Indicazioni che dovranno essere interpretate e applicate dai medici, lo dicevo prima, che molte volte non lo conoscono il paziente, non hanno parlato con lui, delle sue aspettative, paure e desideri, è reale la possibilità di misinterpretazioni o altre interpretazioni. Nel grigiore la positività, è il titolo della slide, ok, grazie del cenno. È possibile allora fare di questa legge una lettura indirizzata al bene, al positivo, piuttosto che al negativo, onde evitare quello che è stato definito il peggio, cioè che la gente si convinca sempre di più, a furia di parlare, di affermare che è una legge che distrugge l'alleanza terapeutica e sdogana l'eutanasia, la trasforma veramente in quello e gli ospedali sono precimiteri, con una giurisprudenza che rischia di andargli dietro. Rischia. Andiamo avanti. Io avevo fatto il compito, mi avevano dato 4 tracce, che sono queste: proporzionalità delle cure, relazione di cura, obiezione di coscienza, le scelte dal lato medico e dal lato paziente. Parlo dell'ultima, per cui non c'è neanche una slide, per il semplice motivo che non c'è niente. A posto. Nel senso che è un argomento che, come diceva Padre Bucci, in passato ha avuto un grande sviluppo, c'è un sacco di facoltà, la cattolica, la regina apostolorum, il tema della famiglia, la sapienza, c'è un sacco di gente che fa corsi e master, ma se voi andate in giro, tutto questo non incide. Nel 2006, sia in questa diocesi che nella diocesi da cui vengo io, abbiamo fatto un master con la regina apostolorum. Dalla mia parte abbiamo masterizzato 33 persone. Ho chiesto nelle varie parrocchie se c'era qualcuno nel 2006, se aveva intenzione di usufruirne, non abbiamo avuto nessuna richiesta. Tanto per dire che è un argomento che mi fa fare i complimenti a chi è qua, ma mi fa pensare che all'esterno di qua ci sia poco o poca sensibilità. Questo lo lascio a Padre Bucci. Detto questo, proporzionalità delle cure. Oggi esistono trattamenti che possono prolungare la vita di un paziente per un certo periodo di tempo, cioè non è per sé motivo sufficiente per applicare quel trattamento. Principio assoluto. Dove sei? Dietro? 22. Dopo questa? Era a posto. Era a posto. Un imperativo tecnologico non è un imperativo morale. Il fatto che ci sia la possibilità di fare una cosa non è detto che la si debba fare. Perché non è detto che faccia bene, non è detto che faccia male, non è detto che la si debba fare. Ma soprattutto non deve essere inserita in quella, diciamo, linea di dissociazione tra il bene del corpo e il bene della persona. Cioè ci deve essere sempre come obiettivo un'unità, la persona è sempre una. Non si può pensare di prolungare la vita di un corpo se non si ha consensualmente una coerenza con la mente.
Andando oltre, richiamo quello che ha già detto Padre Bucci. La Chiesa non arriva per ultima, direi che arriva spesso per prima, e direi che Papa Pio XII, richiamato nel 1957, richiamato da Papa Francesco nel 2017, e sono siamo stati chiarissimi, chiarissimi. Ci vuole un supplemento di saggezza, i due papi ci sono? Sì, perfetto. Ci vuole un supplemento di saggezza perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona. E Papa Pio XII aveva detto qualcosa di diverso? No, non c'è obbligo di impiegare sempre tutti i mezzi terapeutici potenzialmente disponibili e che in casi ben determinati è lecito astenersene. E abbiamo ancora una citazione sempre dalla dottrina della fede, è dunque moralmente lecito rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito proporzionalità delle cure. Allora, quando è che le cure sono proporzionali? Proporzionalità delle cure. Ok. I principi guida del medico, impiego giustificato sul caso clinico. Qualcuno potrebbe chiedere, ma uno arriva giovane, incidente, arriva in pronto soccorso, c'è bisogno del rianimatore, immediatamente, c'è bisogno dell'intubazione, immediatamente, è tutto da fare, no? Ma perché c'è un caso clinico che giustifica l'impiego delle risorse per la persona? La proporzionalità terapeutica che giustifica applicazione o continuazione di un trattamento anche se rischioso e gravoso in vista di un bene maggiore per il paziente stesso o viceversa ne giustifica l'omissione. La decisione, quando il peso è troppo elevato rispetto ai benefici per quel paziente, è una decisione di valore piuttosto che una decisione medica e dunque il coinvolgimento del paziente, dei suoi eventuali fiduciari, rappresenta un evento, un dovere irrinunciabile. Diamo una brevissima definizione di accanimento terapeutico che è un qualche cosa che è frutto della divulgazione, no? In verità si chiama distanasia, che nessuno di voi avrà mai sentito nominare, ma è meglio così. È definito dai seguenti criteri oggettivi. La cura è inefficace, è gravosa, i mezzi sono eccezionali e sproporzionati agli obiettivi che il medico si propone di raggiungere. L'articolo 2, per venire un pochino alla legge, perché anch'io ne parlo un pelino, conferma il divieto a ogni estenuazione irragionevole nelle cure e sostiene le pratiche palliative nelle situazioni di fine vita, dando una rassicurazione ai cittadini. Lo stesso discorso va fatto per le direttive anticipate. Qui la parola chiave, qui mi è saltata una slide dove c'era una mano che non avete visto, dove sono le cinque parole che secondo me declinano tutta la legge, la parola chiave è congrue. La congruità, cioè che quello che viene proposto è valido sia nella richiesta che nell'offerta. Diventa, dico una cosa che non è brutta, però è per capirci, una contrattazione alla araba. Nel senso che sul punto io devo spiegare, tu ti devi spiegare, ma dobbiamo arrivare a colloquiare per dire che il principio chiave è poi alla fine un rapporto umano, una relazione. Questa cosa viene detta la nota del Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica. Relazione di cura. Resistete? Meno male. Va bene. Allora, la relazione di cura. Ci siamo sulla relazione di cura? Sì. Allora, che cosa definisce la relazione di cura, di fiducia medico-paziente? Molto importante la cosa detta da Padre Bucci. La fiducia. Se non si instaura un rapporto di fiducia, qualunque relazione è inutile. Anzi, diventa sospetta. Io mi sono trovato una volta, casualmente, a evitare che un collega venisse picchiato. E sono intervenuto allontanando il collega e parlando con la persona in modo pacato, calmo, spiegando. Questo ha scritto, dopo, siccome non c'era una relazione di fiducia, ha scritto una lettera in cui rilevava che c'era stato un medico che era stato molto cortese e molto gentile, sottolineando non era chiaro quale fosse il suo interesse. Mamma mia, che mal figlio. Ok? Io ero soltanto intervenuto per evitare che un collega le prendesse. Detto questo,
La relazione di cura è l'incontro tra l'autonomia decisionale del paziente, la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Su ciascuna di queste parole ci sarebbe da fare un'intera giornata di approfondimenti. Il tema della competenza, ma voi pensate che noi siamo competenti in tutto? C'è una settorializzazione estrema. Ci sono, per esempio, qui qualcuno potrebbe dire: ma perché non c'è un anestesista? Che avrebbe, tra virgolette, più senso. Difatti rifiuto la parola di esperto. Ci siamo? L'autonomia professionale, case farmaceutiche, siamo sempre così autonomi? Una volta magari no, forse adesso un po' di più. La responsabilità del medico. Il problema della responsabilità nasce da un problema della coscienza personale. Qual è la formazione, la cultura in cui un medico è cresciuto o i paradigmi ai quali si è istruito? Allora solo la valorizzazione di questo incontro può recuperare quella pianificazione condivisa di cui avete già sentito parlare, riproponendo quell'alleanza terapeutica che è stata levata, non più nominata e a rischio di smarrimento. Andando avanti, il consenso informato è comunque posto alla base della relazione di cura tra il medico e il paziente. Ricordo una sentenza della Corte Costituzionale che dice che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona. Lasciando perdere il resto che è già stato citato dalla dottoressa, un pensiero ad alta voce. Siamo al pensiero ad alta voce? Perfetto. Allora qui si diceva informato. Ma sappiamo cosa vuol dire? In questo momento ci sono corsi interi sull'empowerment del paziente e del caregiver. Che vuol dire? Ridurre la distanza della cultura vissuta dall'area sanitaria con la cultura media della gente. La comprensione è possibile e informata se c'è capacità, competence, dicono gli inglesi, di apprendere e di introiettare e fare proprio quello che viene detto. Io francamente, occupandomi prevalentemente di anziani, qualche difficoltà a interpretare questo concetto ce l'ho. Tra le varie cose mi è spesso capitato di sentire: ah, se io mi dovesse capitare, dottore, mi dia qualcosa. Dopo 10 minuti viene e dice: dottore, ma lei ha un piede, cosa posso fare? Me lo devo portare avanti per tutta la vita, a 95 anni. Dire me lo posso portare davanti a tutta la vita, e 5 minuti prima voleva morire, quando è il momento. C'è una contraddizione in termini, perché è così che è il fondo della vita. È l'umanità, giustamente. La storia di ogni uomo è percorso lungo il quale le esperienze contribuiscono a rimodellare in continuo la propria vita. Mia nonna, parlando della pedagogia poco fa citata, diceva: l'ultima cosa che si impara è a morire. Che è vero, eh? Andando avanti, sempre pensieri ad alta voce, sono già stati detti. La medicina è in rapida evoluzione, nuove conoscenze terapeutiche, tecnologiche. L'alleanza viene messa alla prova e rinnovata, deve essere rinnovata in ogni momento. Avanti. Ci sono anche disponibilità di trattamenti più efficaci o indolori rispetto a quelli disponibili al momento della stesura e firma del documento, cosa ricordata dall'avvocato Panfili. Diciamo che la situazione è contemplata dalla legge, e io da medico, non da legale, mi viene da dire che possono essere disattese qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Vanno sempre attualizzate, e quindi il dialogo va sempre ripreso. Pensate che fatica che sto in questo momento esprimendo nell'ambito del lavoro medico. Gratificante, Gratificante. Obiezione di coscienza. Il ritorno al tema del termine incongrue. La domanda che mi era stata posta è: alle DAT compete rispetto e meccanica obbedienza? Cioè rispetto sì, ma meccanica obbedienza no, in quanto sono rifiutabili se incongrue. Ma quello dipende da me.
da me medico. Ai sanitari e alle strutture è chiesto di attuare i principi della legge. I principi scritti in cima sono: diritto alla vita, la salute e la dignità prima di tutto. Quindi se non rispettano, quelli sono incongrui. E quindi a me verrebbe da vederla in termini più positivi, così, però non faccio l'avvocato. Il problema dell'obiezione di coscienza potrebbe risolversi, questa però è una frase da avvocato, da sé un'implicita ammissione senza difficoltà e formalismi. Qua c'era scritta De Plano, che ho tradotto perché è una espressione giuridica, giusto? Non solo per il medico e la sua equipe, ma anche per gli altri ospedali cattolici e non solo, che tengono a cuore la cura dei malati come missione evangelica di carità e non possono certo cooperare a pratiche eutanasiche. Quindi verrebbe da dire. L'obiezione di coscienza, possiamo dire che i principi comprendono sia l'autodeterminazione della persona, che esprime il consenso libero e informato, ma ci deve essere congruità sia nell'offerta che nella richiesta. Non possiamo allora nella legge intravedere gli elementi che fanno salve le ragioni di coscienza per i medici e per gli ospedali, anche se l'obiezione di coscienza non viene espressamente esplicitata? Ragioni che del resto hanno una protezione di rango costituzionale, come è stato citato, e anche internazionale. Andando avanti, continuate a resistere? Se mi dite di no, sarò ancora più veloce. Allora, soltanto alcuni punti e basta. Uno dei punti più scottanti è stato citato, a idratazione e alimentazione, che sono stati infilati ope legis tra le cose che non vanno fatte. Dice la legge che il malato può dare o negare consenso sia prima che dopo, però la legge esclude l'esigibilità di condotte contrarie a legge, a deontologia e a clinica assistenziale. L'obiezione di coscienza sta qua. Il codice deontologico richiama la stessa cosa. Non si può chiedere al medico di non agire più secondo scienza e coscienza professionale. Andiamo alle conclusioni. Le conclusioni sono tratte, io cito perché sono troppo precise, ma richiamano alcune delle cose dette fino adesso. Questa legge dovrebbe essere letta a partire da quelli che sono i caposaldi espressi nel comma 1 e 2 dell'articolo 1, dove si richiama sia la tutela del diritto alla vita, alla salute e alla dignità e all'autodeterminazione, sia la promozione e valorizzazione della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Se si attua il comma 8 del primo articolo, che stabilisce che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura, si può provare a pensare che i conflitti decisionali possano essere risolti entrando in merito alle situazioni concrete e personali. Laddove questo conflitto non si risolvesse, è logico e moralmente giusto che la parola ultima spetti a un paziente che si ritiene capace di comprendere il senso della propria decisione. Centro di Bioetica dell'Università Cattolica. Solo questo. Tutto quello che è stato detto prima è vero. Questa legge può essere uno strumento burocratico, un pezzo di carta, oppure può essere l'occasione per un processo di cura di relazioni personali e cliniche costruito in una logica di umanità e di incontro e di rapporto nel tempi della malattia. Ci sono molti se in questa lettura della legge, ma sta alla cultura di un paese trasformarli positivamente, riscoprendo un nuovo e più maturo significato. Chiudo semplicemente con ancora questa slide per dire che credo che sia risultato evidente che alla dottoressa Panfili la legge non piace tanto, è quasi irrilevante per padre Bucci, anche a me non piace. Una norma dello Stato che si occupa di regolare quello spazio insondabile che è il passaggio dalla vita alla morte, con tutti i mai se che si porta dietro, dovrà per forza ormai andare di pari passo con lo sviluppo di una cultura dell'accompagnamento. Dobbiamo smettere di pensare a un certo punto che dobbiamo salvare tutti. È un delirio medico salvare tutti. Esiste un momento in cui bisogna passare dal salvare all'accompagnare, ma ci vuole una cultura dell'accompagnamento. La garanzia di protocolli medici accurati, come diceva padre Bucci adesso, è vero,
ce ne sono già, ma devono essere accurati per garantire che non ci sia alcuna forma di accanimento terapeutico. Lo sforzo per un leale e forte sostegno a coloro che chiedono la libertà di vivere senza dolore, né fisico né psichico, e la presidente del forum delle associazioni familiari, chiudo dicendo, il supporto a familiari che non devono essere lasciati soli, perché la solitudine dei familiari è poi quel qualcosa che travolge l'umanità di tutti. Chiudendo, cito Papa Francesco: la dimensione personale e relazionale della vita e del morire stesso, che è pur sempre un momento estremo del vivere, questo mi è piaciuto tanto, è sempre un momento del vivere, deve avere nella cura e nell'accompagnamento del malato uno spazio adeguato alla dignità dell'essere umano. In questo percorso la persona malata riveste il ruolo principale, e forse noi tutti dovremmo in questo pensare di essere coinvolti. Grazie. Allora ringraziamo non i nostri esperti, non posso dire esperti perché sono stata bacchettata, i nostri ospiti, perfetto. Qualche domanda qui è arrivata, però credo che nel corso dei vari interventi abbiano già trovato delle risposte in realtà, perché riguardano proprio casi specifici o comunque il rapporto medico-paziente. Poi, visto che l'ora è abbastanza tarda, forse direi che, a meno che non ci sia qualcuno che vuole porre una domanda particolare, vi do io un'informazione di servizio. Questo sarà nella volontà del forum proprio dell'Associazione delle Famiglie, il primo appuntamento di una serie di incontri che il forum vuole realizzare, non necessariamente solo su questo tema, ma su queste problematiche che sicuramente potranno contribuire a creare quella cultura e quella pedagogia, come cito di nuovo il professor Mantegazza, quella pedagogia della morte che la società odierna, che guarda soltanto a ciò che è di moda o che è cool, come dicono i ragazzi, e la morte obiettivamente non è un argomento troppo di moda, però sarebbe bene insomma iniziare a pensarlo come un momento della nostra esistenza. Io ringrazio a nome del forum e di tutti voi che siete rimasti fino alla fine ad ascoltare sicuramente questi interventi molto interessanti, l'assessore Fiammetta Maggio del Comune, che ha comunque patrocinato questo appuntamento, Don Mario Cagna, responsabile dell'ufficio parapastorale della sanità, che è un altro dei soggetti che ha reso possibile questo incontro. E direi che allora l'invito è al prossimo appuntamento, la data non è ancora fissata, ma voi restate connessi e vi faremo sapere quando ci sarà il prossimo appuntamento. Grazie a tutti e buonanotte.